Ciao a tutti ragazzi e bentornati su StarCraft 2 Wings of Liberty con Exemian. Ok, abbiamo appena completato la missione di evacuazione. Siamo tornati sull'Hyperion e vediamo un po' cosa ci tocca adesso. Possibilmente la missione di recuperare quell'aggeggio? Non saprei. Ottimo lavoro, signore. La dottoressa Henson si è offerta di restare con noi e direi che la sua abilità non ha prezzo. Non riesco a credere di essere qui. È bello averla con noi, Doc. Come pensa di aiutarci? Beh, le vostre attrezzature mediche sono medievali e l'esperienza scientifica è inesistente. Magari posso iniziare da questo. Aia. Allora immagino che riuscirà a insegnare un paio di cosette a Stedman. Benvenuta a bordo, Doc. Ottimo. Bar dell'Hyperion. Beh, non può mancare il drink. Ormai la voce circola da un po', Raynor. Pare che tu sia tornato in affari. Può dirlo forte, signor Hill. Combattere gli Zerg e il dominio contemporaneamente sta pesando sulle mie risorse. C'è qualcuno in gamba da assoldare? Sai, con l'invasione e tutto il resto, in questo momento il mercato è in crisi. Però sei sempre stato un buon cliente. Il tuo barista sa fare dei Mai Tai spettacolari. Quindi sì, ho dei mercenari che potrebbero interessarti. Lei ha un gran cuore, signor Hill. Porci da guerra. Definizione squadra. 4 marine d'élite. Dati vitali. 65% più di salute e 35% di danno. Passati presso base dei mercenari. Limite per missione 3 squadre. Ok. Piromani d'élite. La Confederazione ha combattuto su decine di pianeti negli ultimi 4 anni. Per loro non conta gli ideali, solo i soldi. Vabbè, direi che li dovrà soldare alla fine, ok, cosa abbiamo? Allora, quindi i mercenari sono qui. Arcade. Gioca. Curioso. What? Eh? Lost Viking. La strada di casa per Viking Bill. Attento al malvagio Terratron. Non gli piaci. Ok. In cosa mi sono imbattuto? Barra spaziatrice. Tasti freccia, bomba. Ok. Non ci credo. È davvero. Ah, fantastico. Il tipico. Vabbè, chissà se dà qualche tipo di ricompensa. Non ci credo più di tanto, onestamente, però. No! No! Ah, ok, posso andare avanti e indietro? No? Oh, yeah, laterali interessanti! Ok, direi proprio che non è proprio ciò. Cioè, non che non me lo aspettassi una cosa simile, a dire la verità no, non me lo aspettavo! Ok! Oh, cacchio, navi Protoss, me! Ok! Di certo non voglio perdere troppo tempo su questo minigioco, anche se potrebbe essere una cosa interessante da fare magari più avanti, in qualche episodio magari special dedicato solo a questo. Ok. Ma quella è una Night Elf in realtà. Sì, assolutamente sì. Donny Vermilion, UNN. Siamo in collegamento Warcraft anche remoto con qui. Kate Lockwell da Agria, una colonia periferica. Ci sei, Kate? Ok, sembra che ci siano dei problemi audio con. Mi dicono che l'imperatore Mengsk si rivolgerà a noi in diretta? Passiamo al suo annuncio già in corso. Le mie miglioramenti militari vi si stanno già applicando. Ed è mio piacere annunciare che ben presto saranno guidate dall'eroe di Taurus in persona, il generale Horace Horus. Warfield. Warfield. Credevo si fosse ritirato anni fa. Con il generale Warfield al timone, le ottime forze militari del dominio al suo comando. Confido nel fatto che questa nuova minaccia degli Zerg verrà confinata ben presto.
Non lo so. Ecco qua, telespettatori. Con Warfield al comando, lo Sciame Zerg verrà rapidamente sconfitto. Seguirà. Raynor intensifica la sua campagna di terrore, proprio a riapparire degli Zerg. Una coincidenza? Lo deciderete voi dopo questi messaggi. Ma va a cagare. Dovrei tirarlo giù da lì. Immagino che l'equipaggio lo trovi spassoso. Hai già incontrato la dottoressa Hansen? Certo. Ho chiesto a quel bel bocconcino se voleva visitarmi. Mi conosci, io ci provo sempre. Però penso che abbia posato gli occhi su un certo damerino di mia conoscenza. Ma sì? E chi sarebbe? Ma chi lo sa? Magari una specie di cavaliere bianco accorso a salvare la sua colonia. Ma che diavolo, Jimmy. Possibile che le donne non le capisci mai? Ok, andiamo un attimo all'armeria. Ok, console dell'armeria, vediamo un po' cosa posso fare. Quindi, piromane. Un'area d'attacco ampia del 40%. Dire la verità, a me non piacciono poi più di tanto i piromani. Onestamente è una questione mia. Voglio migliorare un po' i marine, visto che sono, diciamo, l'unità principale attualmente. Vorrei poterli migliorare un po'. Voi cosa ne pensate, onestamente? Cioè, potrei tranquillamente migliorare la mia base. Oppure... Ma sì, dai, voglio provare a renderli un po' più... diciamo resistenti, anche quei 10 punti vitali penso che possono essere molto importanti. Ok, direi che è il momento di andare al ponte. Abbiamo fatto bene a salvare quella gente, ma là fuori altri milioni di persone hanno bisogno d'aiuto. Signore, non possiamo essere dappertutto contemporaneamente. L'importante è che abbiamo creato un precedente e ridato speranza a quei poveracci. Sicuro? Ogni volta che aiutiamo qualcuno, facciamo un passo verso un futuro migliore. Lo so, Matt, ma sono passati 4 anni e non siamo nemmeno vicini a rovesciare Minsk. E ora che si sono rimessi in mezzo anche gli Zerg, il tuo futuro migliore deve sbrigarsi ad arrivare, altrimenti non ci sarà più nessuno per viverlo. Già. Va bene. Ho sentito molto parlare di lei, comandante. Il Dominio l'ha sempre descritta come un criminale e un terrorista. È una persona molto più complessa di quanto non sembri. Ma, vista la natura del Dominio, qualcuno deve opporsi per difendere i più deboli. E questo qualcuno di sicuro non è Mengsk. Sembra che all'imperatore non interessi affatto. Il mio popolo da Agria, insieme a tutti i profughi del settore, è fuggito in un centro d'accoglienza su Mainov. I rapporti parlano di un propagarsi di violenze e malattie in tutti i campi. Ma l'imperatore non muove un dito. Vedrò cosa posso fare, Doc. Ok, mappa stellare, vediamo un po' cosa ci attende. Quindi... Mainhof Redstone 2 e Monolith. Vabbè, proviamo ad andare qui. Jim, i profughi di tutto il settore usavano Mainhof come punto d'imbarco. Oh. Ma con la concentrazione di così tanta gente, negli accampamenti è iniziato a diffondersi una specie di epidemia. Ti prego, il mio popolo ha bisogno d'aiuto. Dobbiamo fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Helion, devastato. Secondo i ragazzi della Fondazione Mebius, c'è un altro artefatto sul pianeta Monlith. Dovrebbero esserci dei Protoss a proteggerlo. Un gruppo di fanatici. Si fanno chiamare Tal'darim. E adesso non metterti a fare il sentimentale pensando che questi Tal'darim siano i tuoi vecchi amici Protoss. Perché non lo sono. Ho saputo che il grande Jim Raynor si è messo in marcia, ma è a corto di fondi. Sul pianeta Redstone si trovano... Ah, sì, ce l'ho presente questa unità. Dopo l'invasione Zerg, i Kalmoriani hanno fatto i bagagli e se ne sono andati. Degli uomini con il senso degli affari potrebbero ricavarne un bel profitto. Se vuoi far parte dell'impresa, incontriamoci su Redstone. Onestamente voglio partire intanto da Mainhof, anche perché l'Helion sembra interessante. Andiamo. Muoviamoci. Allora, Doc, che cosa stiamo cercando? Secondo queste letture, nei campi profughi si sta sviluppando una specie di infestazione biologica. Ha ricoperto persino gli edifici. Ok. Ho già visto una cosa del genere. Già.
È un virus Zerg e non possiamo fare altro che bruciarlo. Tutti quegli edifici infetti devono essere distrutti. Ma dove sono gli abitanti? Oh no. Oh no. Quelle cose sono profughi infetti. Ma è un incubo. Già, brutta faccenda. Si rintanano sottoterra di giorno e riemergono solo di notte. Il virus deve averli resi vulnerabili ai raggi ultravioletti emessi dalla stella di Minoff. Allora colpiremo gli edifici infetti di giorno e proteggeremo la base di notte. Tranquilla, Doc. Riusciremo a contenere l'infestazione. Sì, ricordo che era successa una cosa simile. Ora, sfortunatamente, sono passati anni da quando ho giocato a StarCraft The Broad Wars, quindi onestamente non ricordo quasi nulla della storia, a parte cosa è successo a Kerrigan. È proprio una cosa molto vaga. Comunque sia, missione attuale, l'epidemia. Andiamo. Al lavoro. Okay. Cosa abbiamo? Allora, è il giorno. Chi è che vuole prenderle? Torre di rilevamento. Struttura di preallarme. Una torre di rilevamento rivela la posizione delle unità nemiche. Indicata da un cerchio perimetrale bianco, le unità nemiche individuate appaiono come punti rossi sulla minimappa. Ah, però, guarda un po' che range assurdo che c'ha. È ottimo. Via, via, via. Quindi, cos'è questa cosa? Base dei mercenari. Chiaro. Ah, ho già due caserme. Il che bene, ragazzi. Non possiamo rischiare che il contagio si estenda a questo accampamento. Delimitate subito il perimetro e piazzate alcuni bunker. Te c'è, Jamie. Hai un debole per la dottoressa. Altrimenti non capisco perché continuiamo a combattere per questi maledetti contadini. Base dei mercenari, ok, è una struttura. Capito. Sociale. Ok, bunker. Sì, signore. Non sono più così tanto costosi. Stavolta voglio mettere un po' più lavoratori nel stand. L'ho notato dalle scorse missioni che comunque non stavo utilizzando al massimo i miei lavoratori. Spero che quindi, ne valga la pena. Questa volta tenterò di essere un po' più efficiente su questo anche. Quindi. Un bunker anche qui. Ti stavo aspettando. Armato e molto pronto. Bene. Qui sta lavorando già. Sono 50 e 50. Perfetto, posso fare tranquillamente Marine senza avere troppi problemi. Vediamo un po' cos'altro spunta. 30 secondi al tramonto. Ok. Quindi. Ha intenzione. Chi è che vuole prendere? 4 armato a questo spero lato. Che ne valga. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ti stavo aspettando. Tutto cosa bene. C'è bisogno di me? 4 babbei poi facciamo qui. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Spero che molto ne valga. Molto bene, ci siamo. Un accidente, ecco che finisce il giorno. Quanto dura? 5 minuti. Che cacchio. Un ciclo del giorno notte più rapido del normale. Ok. Dobbiamo resistere fino all'alba. Fatevi coraggio, perché non sarà una bella nottata. Dubito che lo saranno le prossime non so quante. Oh cacchio, ma arrivano. Oh merda. No. Sono su due lati e sono tanti. Tanti tanti. Spero che ne valga la pena. Facciamole. Sicuramente avrò bisogno di molte più risorse di quello che penso. Ok ragazzi, preparatevi all'impatto. 144 strutture rimaste? Eh? 144? Scherzi. Allora. Ho bisogno di costruire depositi. Direi che dovrei costruire tipo le strutture davanti ai bunker per renderli un po' più sicuri. Ma porca la miseria, ma quanti ce n'è? Ti prego, uccidimi. Ok, questo è molto triste come cosa. Oh, fantastico. No, mamma mia. Ok. È proprio un tower defense. Ok, un gruppetto vado da questo lato allora. Gruppo 2,
sviluppo 1. Armato e pronto. Ok. Per forza divisi devo lasciare. Quindi due medici. Ha chiamato? A quanto pare ho messo. Hai intenzione di darmi un... Dov'è che fa male? Prossimo. Certo. È grave? Lo metto di qua. Facciamo le cose per okay, bene. Ok, porca la miseria quanti ce n'è. Ok, di certo non posso far rimanere niente fermo qui. Ok, al massimo. Massima operatività, avanti. Massimo tryhard, ragazzi. Devo cercare di... Hai intenzione di darmi ordini? Tenendo sotto controllo. Certo, fortunatamente non sono molto resistenti e sono estremamente lenti, quindi... Diciamo che in questo momento non è così complicato come possa sembrare. Però sicuramente... Ecco il dottore. Devo tentare di alternarmi per bene. Ha intenzione di darmi ordini? Oh no, al solito mio sbaglio. Faccio impazzire le hotkeys, ok. Allora, tu costruiscine almeno altri due. Faccio altri lavoratori perché voglio proprio i minerali che mi devono uscire dalle orecchie in questo momento. Sembro preoccupato, ma solo perché... Ancora devo mettere per bene anche sabato in questa base. Mi stanno cucinando per bene. Ok. Fatevi avvicinare abbastanza. Armato e pronto. Spero che ne valga la pena. Ottimo. Chi è che vuole prendere? Mi stanno cucinando per bene. No, no, non ti cucino, non ti preoccupare. Ancora un minuto e 38, porca miseria, sembra un finito mo. 5 minuti. Mi ricordano i 5 minuti di Namek su Dragon Ball. Fa 5 minuti esplode e poi tipo più di 3 ore e 45 minuti di fight completo. Porca la miseria, avete una un'idea di tempo poco strano. Modulo tecnologico, sì, lo sto creando. Oh! Ehi! Che è sta roba? Ehi, bello! O i progetti per costruire gli Helion che hai visto su Marsara potrebbero tornarti utili. Porca miseria, alla grande! Armato e... Spero che ne valga. Mi stanno cucinando per bene. Hai intenzione di darmi ordini? Ok, grande. Ti stavo aspettando. Eccoli qua, mi chiedevo quando avrei potuto costruirli. Cosa richiedono? Ah, solamente 100 di questi. Ottimo. Quindi, nel gruppo 4 metto questi. Spero che ora qui faccio cucinare. Sta sorgendo il sole. Dobbiamo resistere solo un altro po'. Fuoco e fiamme. Ok. Devo cercare di proteggere il possibile. Armato e pronto. Molto bene, sta funzionando tutto a meraviglia. Ora, numero 2. Qui. Poi altri di questi. Cominciamo a fare altri marine. Molto bene. Sveglia ragazzi, ora tocca a noi fare un po' di danni. Voglio costruire un altro deposito per stare tranquillo. Poi un'officina bellica. E tu puoi tornare al lavoro. 10 lavoratori solamente sono un po' pochi. Dica pure capo. Penso che se posso unire i gruppi, fare un gruppo 3 e andare a cercare cosa. Molto bene, dovrebbero bastare queste unità, no? Meglio distruggere. Mi chiedo se ci saranno tipo degli zerg veri e propri. Eccoli. Contrattaccare questi attacchi che faccio. Molto bene. Quindi gruppo 3 sarà un'unione dei due gruppi di difesa che poi torneranno ogni volta a difendere allo stesso modo. Quindi facciamo le cose andiamo. Per bene ragazzi. Intanto voglio procedere un attimo ai piani fatto. Più bassi, vedere un po' i dintorni della mia base. Poi dopodiché passare magari ad attacchi veri e propri nelle zone più alte. Ecco qui. Porca miseria, 141 strutture. Che cavolo. Quindi mi vuoi dire che ci sono
141 strutture da distruggere in tutta sta mappa. So che ne hanno avuto di passare un po'. Queste Alien sono fantastiche. Quindi mi viene un'idea. Voglio costruire una fabbrica in più, perché mi sta venendo la buona idea. Armeria. Contiene potenziamenti e armi per... Oh, benissimo. Quindi voglio aumentare un po' l'armatura. Poi voglio costruire un'altra fabbrica per avere la possibilità di costruire un po' più di questi cosi. Così magari li utilizzo per attaccare durante il giorno, che sono molto più veloci rispetto alle unità normali. Le unità normali potrei utilizzarle per lasciarle lì e difendere, così da gestire ancora più facilmente la situazione. Anche se dire verità, forse è un po' pensare un po' troppo oltre. No, vabbè, possibilmente posso stare tranquillo, sto solamente facendo dei pensieri così, tanto per... Allora, quindi faccio un altro paio di marine, un altro paio di questi. Siamo quasi pronti. Sei signore. Voi andate qui. Bene. Stavo aspettando. Ok. Procediamo. Certo. Allora, se io gli faccio attaccare da qui tutto intorno, se loro non dovrebbero muoversi proprio al 100%. Cioè, dovrebbero continuare a muoversi e distruggere tutto quello che trovano, in teoria. Ma lo so. A me sembra che stiano girando veramente intorno per cercare un punto. 33. Comunque. Molto bene. Gruppo 4 qui. Andiamo. La caserma. Molto bene. Qui la ricerca va avanti e qui invece devono cominciare. Costruisco altri depositi. Ah, che sta succedendo? Qual è l'asilo? Tu in effetti sei un bel po' danneggiato. Grado capitano. Sì, a quanto pare non sono poi così affidabili come speravo. Ok. A quanto pare non posso permettermelo. Billy! Apriamo le tazze! Ok. La parte inferiore quasi pronta. Oh. Con piacere. Molto bene, all'attacco. Tu onestamente torna un attimo alla base. Che ti riparo. Stavo aspettando. Mi faccio così. Similmente non avrei nemmeno bisogno dei medici. No. Però meglio tenerli, non si sa mai. Ok, potenziamento completato. Qui la cosa procede bene. Onestamente a me i piromani non piacciono, per questo non li utilizzo. Possibilmente potreste anche dirmi che sono un completo idiota su questo, però spero che ne valga la pena. Dire la verità, non mi piacciono. Ecco qua. Non mi sono mai piaciuti. Non ci posso fare niente. Recluta 85 HP. Ti stavo aspettando. Ma li lascio qui in difesa, nel senso no? Tutto questo franchio. Ok, voi muovetevi per favore. Dopodiché praticamente questo qua potrebbe anche diventare un grave colpo alle loro schiere, Jim. Ottimo lavoro. 30 secondi. La notte sta calando. 30 secondi al tramonto. Ok. Ok, direi che è il momento della difesa. Quindi, certo, a questo punto, questo gruppetto che ho lo trasformo nel gruppo 1. E questo gruppetto nel gruppo 2. Quindi continuerò adesso a fare qualche medico. Numero 4. Faccio altre di queste. Qui voglio aumentare i danni della fanteria. Dovreste lasciare qualche guardia. Fammi riparare questo amichetto. Capito. Torni a lavorare. Non ho nessun SCV attualmente fermo. Le scansioni hanno rilevato un segnale biologico Zerg particolare. Parrebbe una creatura scavatrice che rimane sottoterra durante il giorno ed esce solo di notte.
Signore, se uccidete una di quelle creature, Stedman potrà studiarla. E forse scopriremmo qualcosa. Ti stavo aspettando. Solo di notte? Hai ok, ecco di... la nostra missione. Marini infestati. Oh, merda, Jimmy, questo è troppo per me. Dove sarebbe questa creatura? Ah, le creature sono signori, da quelle parti. Durante la notte? Beh, di certo... Porca miseria se funzionano alla grande questi cosi. Va bene. Procediamo. Affare fatto. Andiamo. Ordini ricevuti. Perché no? Va bene. Wow. Si sono incazzati di brutto. Forse dovremmo aspettare che faccia giorno. No, mi dispiace. Ci sono quelle creature, le voglio scoprire. Cerca. Ok, continuo a fare così della base, anche perché in effetti ho lasciato un lato completamente scoperto. Chi è che vuole prenderli? La stanno cavando, vero? Sono in un brutto casino. Roger. La base è sotto attacco. A quanto pare sono un po' nei guai qui. Dovrei fare un bunker in più, forse con un bunker in più potrei farcela tranquillamente. Ok, so cosa fare dopo. Molto bene. Beh, tu sì che sai scatenare un vespaio. Prenderli. Garantirebbe una mano qui. Ok, gruppo 1. Spero che ne valga la pena. Ok, sembra tutto a posto. Gruppo 2 qui. Ok, eccomi. Che cacchio di roba è quella? Rek'Sai, che ci fai qui? Ah, è quella creatura, forse? Non saprei. Facciamole... Hai intenzione di... Chi è che vuole prenderle? Ah. Fu. Facciamole... Chi è che vuole prenderle? Potenziamento completato. Che la miseria. Che sta succedendo? Qui sembra tutto a posto, qui sembra tutto a posto. Eccola! Ah! Missione compiuta numero 1. Ok, adesso. Mi stanno cucinando per bene. Hai intenzione di armato e pronto. Ti stavo aspettando. Gruppo 3, qui. Via. Ok, tutto a posto. Gruppo 2. Ok, siete in un brutto casino, ma non vi preoccupate, vi metto al sicuro. Accidenti, queste cose sono abbastanza danneggiate, ma non è importanza. Sono necessari altri depositi. Ok, depositi in arrivo. A manetta. La sentiamo. Ah, molto bene. Ho levato uno dal Vespene, ma onestamente per il momento mi sembra che vada tutto bene. Hai intenzione di darmi ordini? Allora, per salire da qua, si va di qua. Ok, cosa in cazzo? Aspetta, questo perché sei un pollo. Hai intenzione di darmi ordini? Niente, è tutto a posto, cioè con queste facciamo unità sono pazzesche bene, contro ragazzi. Questi cosi super lenti. Affare fatto. Intenso. Ti stavo aspettando. Spero che ne valga la pena. Gruppo 3 all'attacco. Via. Ok, differenti gruppi all'attacco. Hai intenzione di darmi ordini? Ti stavo aspettando. Devo rifornire un po' il gruppo 2 perché sono rimasti un po' in pochi. No, il bunker onestamente non mi interessa. Via. All'attacco, ragazzi. Ok, gruppo 2 direi che è stato abbastanza rifornito. Quindi andiamo. Gruppo 1 all'attacco. Gruppo 3 all'attacco. Non è di certo il gruppo più grande, ma può andare intanto. Quindi, ehi tu, torna in servizio, mi stai. Ok, quindi cucù 4 cucù.
Ok, questi qua andranno dritti nel gruppo 3. Questi stanno lavorando nel gruppo 2, facendo abbastanza lavoro. Gruppo 1 stiamo lavorando tutti perfettamente. Gruppo 3, tutti al lavoro. Benissimo ragazzi, direi che è abbastanza semplice. Mi dovrò solamente passare un po' di tempo, quindi questa missione probabilmente farò un sacco di tagli, perché onestamente durante il giorno poi non succede niente di particolare. Ma che state a fare? Mi stanno cucinando per bene. Quale cucinando? In effetti potrei mandare anche un altro gruppo ad attaccare, via. Vai, proprio senza capire niente. Produzione, proprio via, via. In effetti dovrei rendere queste cose un po' più efficaci. Facciamo l'inversione, che costruirò altre caserme. Sì, 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 sì. Allora, caserma. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Gruppo 2, per favore, in supporto del gruppo 3. Ok, gruppo 1. 4. All'attacco, qui. Ok. Cazzo. Oh merda. Questi sono grossi. Molto grossi. Gruppo 2 e 3 a questo punto devo rimetterli a posto insieme al gruppo 1 e 4. Devo raggruppare tutto. In base. Chi è che vuole prenderli? A cominciare a fare cose con la manetta, perché qui. Allora, gruppi 1, 2, 3 e 4. Tutti verso di qua. Ok. Ok, muoviamoci. Allora, gruppo 1 all'attacco, gruppo 2 all'attacco, gruppo 3 all'attacco, gruppo 4 all'attacco. Qui ce n'è uno solo fermo. E qui che fanno questo? Perché devo unire al gruppo 3. Perché? Non sono per tanti. E lui invece sì. Ah, miseria, questi questi sono resistenti. Beh, spero che ci bastino a questo punto i miei soldati qui. Via, via, via. Ok, direi che in effetti hanno anche abbastanza di unità qui. No, non riesco nemmeno a avvicinarsi, perché questo lato l'ho pulito tutto. Ok. Sta procedendo bene, direi. Forte qui. Slacker. Andate, dai, al lavoro, ragazzi. Che ci sono i tossi. Proprio. Allora, gruppo 1 all'attacco fino a qua. Gruppo 2 qua. E qua. Ok, direi ragazzi che è possibile alla fine battere di notte. Certo, sti qua sono enormi. La miseria. Armato e pronto. Sono in un brutto casino. Non ha importanza. Tu sei sempre in un brutto casino. Oh, merda. Ha intenzione di darmi ordini. Ecco che ne arrivano. Dov'è altri. L'azione romana? Come è finito? Le cose per me, ragazzi. Dai ragazzi. Ha già avanzato. Piano piano. È sotto attacco. Completamente. Tutto regolare, tutto regolare. Benissimo. Casino. Potrei mandare tranquillamente, credo, questi soldati da questa parte e pulire gli edifici piccolini che sono rimasti. Spero che ti manca la pena. Onestamente non so. Ah. Ok, numero 7. Purtroppo questa tastiera che ho i tasti separati è un po' complicato gestire certe cose. Hai ti stavo aspettando. Ok, facciamo così. Molto bene, sì, sì, tutto regolare. Tutto perfetto, non ho avuto nessun problema. Va bene ragazzi, penso proprio che ci sono quasi 11 strutture ormai. Sono un bel po'. Allora tu vai a riparare questo. Ce l'avete quasi fatta. Rileviamo pochi biosegnali. Vi mando le coordinate sulla mappa. Grazie, grazie, grazie. Ci siamo mai quasi, sì, sì, sì. Chi è che vuole prenderlo? Ci serve una mano qui.
quasi finita pure la notte. Ho distrutto la barricata a sud. Alcune truppe vadano laggiù, subito. Cosa? Sai, credo di aver visto qualcosa di simile in un film. Barricata a sud, ma porca merda. 30 secondi all'alba. Chi l'aveva visto questa? Veloci. Sicuro, in marcia. La base è sotto attacco. No, pensate ai civili. Salvate i nostri civili. Sono sotto attacco. Oh no, tu sei un SCB, ma che vuoi? È il caso che mandiate altre sacche da cadavere. No, ma andate a fanculo. Allora, gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3, gruppo 4. Tutti a pulire, ok ragazzi, sicuramente. Ah sì, è quasi giunto il nostro momento. Direi che ormai la missione è completata, quindi direi che per il momento è tutto. Ci vediamo dopo appena avrò finito con la pulizia finale. Missione compiuta. Jim, ce l'hai fatta. Sapevo che non ci avresti delusi. Ora devo portare il mio popolo in un posto sicuro. Non sarà facile, tesoro. L'intero settore pullula di Zerg. Deve pure esserci un posto che gli alieni non hanno toccato. Un paradiso inesplorato che aspetta solo noi. Nope. Oh, mamma mia, che fatica. Oh. Prima della quinta notte. Beh, diciamo che per gli obiettivi... per gli obiettivi sono stato anche abbastanza veloce secondo lui a questo punto. Molto bene ragazzi, direi che per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!